Il calore, la passione, la spinta dei tifosi biancazzurri per una sfida a dir poco sentita. Ascoli Pescara, arbitra Di Paolo Di Avezzano. L'11 di Pillon, uno dei tanti ex, ci arriva dopo una vittoria pazzesca per intensità emotiva, imprevedibile, per questo senza alcun dubbio esaltante. Fuori casa il Pescara è reduce da 3 KO consecutivi in altrettanti scontri diretti con Benevento, Cittadella e Lecce. Ultimo risultato positivo, tra l'altro una vittoria, lo scorso 18 febbraio 2-0 a Crotone. Sarà 4-3-3, indisponibili Campagnaro, Bettella e Del Sole, tra i convocati torna Canutè. La probabile formazione, Fiorillo tre pali, in difesa Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Del Grosso favorito su Perrotta. Bruno sarà il vertice del triangolo di metà campo completato da Memuscia e Brugman, che ha smaltito la contusione al polpaccio. Davanti il rientrante Marras con Mancuso e Sottil, novità sostanziale. In conferenza, come giusto che sia, Pillon fa pretattica. Posto che l'atteggiamento è sempre fondamentale in una partita di calcio e quindi per quanto riguarda insomma il comportamento di ogni squadra, tornerà comunque al 4-3-3 dal primo minuto? Sto valutando, avete visto che anche la settimana scorsa sono stato combattuto fino all'ultimo se giocare col 4-3, se giocare col 3-5-2, perché avevo scelto per quella partita, secondo me era quello il sistema di gioco migliore per affrontarli. Qui adesso ci penso bene, noi sapete che abbiamo anche il 4-3-1-2. Di certo non sarà difesa a 3, insomma, questo mi pare, no, si può neanche dire. No, vabbè, giusto, tanto. Tanto vale l'atteggiamento, l'abbiamo detto. Ecco, quello, la cosa più importante è che scendiamo in campo come secondo tempo. Voglio che anche gli altri non capiscono come vogliamo far noi, perché sennò diventa troppo facile sempre. Sì, però non può confondere noi poi. Sì. Cioè, sì, gli avversari. Non lo so, io non ho mai visto un attore che dice subito tutto quello sì, che... No. Aveva sempre la stessa formazione, Stellone. Sì, Stellone vedo che è vero. Sì, sì, lui dice la formazione, dice subito. Ma sì, facciamo la sta eccezione. Ma dai, per contro l'Ascoli tornato a flirtare col successo martedì a Padova, ma a secco di vittorie al Del Duca dallo scorso 30 dicembre. Rocambolesco 3-2 sul Crotone. Squadra da tempo in silenzio stampa, out Beretta e Ngombo. Tra i convocati c'è anche Rossetti, che però causa fastidio alla caviglia. Partirà dalla panchina. 4-3-2-1 il sistema di gioco. Rientri importanti Ardemagni, l'ex Brosco, Troiano e Delia. Ma almeno un paio di dubbi per l'ex Vincenzo Vivarini. Il probabile 11, Lanni tre pali, Laverone, Brosco, Valentini e Delia in difesa. In cabina di regia Troiano in vantaggio su Casarini, Addè e Frattesi mezzali, sulla tre quarti Ninkovic e Ciciretti alle spalle di Ardemagni. Una squadra che secondo me sta facendo bene al di là del risultato di Lecce, perché a Lecce giocare adesso è difficile per tutti. Non solo per noi, non solo per l'Ascoli, ma per tante squadre, credo. Sarà una partita molto tosta, questo è sicuro, perché il derby, tutte e due le squadre vogliono vincere, tutte e due vogliono andare avanti nella classifica, tutte e due hanno mille motivazioni, perciò è una partita molto sentita. No, ci siamo salutati come sempre, non c'è problema. Magari a caldo si dicono cose che magari sono dopo, per quello io poco dopo la partita parlerei mai, perché alle volte si dicono delle cose che non, si è preso dalla foga agonistica, dal momento di eccitazione. Infatti io dopo la partita con i miei giocatori non ci parlo mai. Cioè vi siete salutati cordialmente? Ci siamo salutati come facciamo sempre, come tutto l'anno ci salutiamo, argomentiamo, parliamo della squadra, ma non ha... No, ma non abbiamo parlato di quello che è successo. Non posso disperdere energie nervose su altre cose, perché farei del danno a me stesso. L'ho invidiata per l'equilibrio che ha dimostrato a fine partita a microfoni accesi. Clamoroso. Non è facile. C'è adrenalina a 3000, sì, partita sì. Difficile, vinta in quel modo. No, ma ho detto l'esperienza con... Cioè, le hanno riportato certe dichiarazioni, lei è rimasto... freddo, senza fare polemiche. No, ma io l'ho detto. Non è facile,
prima di parlare conto sempre fino a 10. Così mi ha detto i miei genitori, prima di parlare conta fino a 10, forse qualcosa di buono viene fuori.